All'indomani delle dimissioni di Ida Grella da capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale insorgono le opposizioni. La Grella, dice Costantino Preziosi, era l'ultimo baluardo a cui poteva appigliarsi il sindaco Foti. Il PD compia uno scatto di dignità nei confronti della città e dimissioni il sindaco Foti. La Grella era ed è una donna che è sempre stata una donna di mediazione fra maggioranza e opposizione, anche perché per tenere coeso quel gruppo ritengo che sia davvero difficile. Ma detto questo, che sono problemi nei quali non ci voglio entrare, il dato politico è che anche questa volta il sindaco, per la verità, l'ultimo baluardo che aveva era il capogruppo e ha perso anche quello, perché dopo aver cambiato 10 assessori su 10, dopo aver cambiato il capogruppo, l'ultima persona che è rimasta da cambiare è lui. Ci vorrebbe uno scatto di onestà e il PD dovrebbe dimissionare, come ha fatto a Roma Marino, che almeno aveva scoperchiato il coperchio di una pendola. Qua invece non si riesce nemmeno a blindare il sindaco e la sua amministrazione. Anche per l'UDC questo consiglio comunale, così com'è, risulta svuotato ormai di ogni significato ed è necessario il passaggio elettorale. Quello che è successo è soltanto l'ultimo tassello di questa amministrazione. Diciamo che l'UDC guarda in prospettiva, perché ormai il Consiglio Comunale si è svuotato, non ha più niente da dire, ormai siamo convinti del fatto che la gente non ha più interesse in questo Consiglio Comunale, non ha interesse ai singoli consiglieri e non ha interesse agli strappi all'interno della maggioranza, ha interesse se i problemi vengono risolti o non vengono risolti.